E c'è anche chi dice basta, non solo a queste immagini provocanti, ma anche alla valanga di messaggi che tappezzano la città. Siamo a Parigi, nei corridoi della metropolitana. Qui gli antipubblicitari hanno imbrattato i manifesti scrivendo parole di disappunto e rabbia. Vogliono uno spazio visivo diverso, un paesaggio diverso, un mondo che non sia solo alla mercé di chi produce. Per questi atti, la compagnia dei trasporti pubblici ha chiesto un risarcimento di quasi un milione di euro a 62 giovani manifestanti. Io sono accusato di aver scritto su un cartellone pubblicitario. Ci sono persone che da anni lottano nella legalità ma senza successo. Non funziona. Perché in uno spazio pubblico dobbiamo essere sottomessi a un bombardamento di tipo esclusivamente mercantile? Perché non ci sono spazi per un'espressione libera, filosofica, per poesie, arte, storia, tutto ciò che tocca le dimensioni dell'essere umano? L'individuo non è solo un consumatore. D'expressione che touche a tutte le dimensioni dell'essere umano, perché l'essere umano non è qu'un consumatore. Lei cosa ha scritto sui cartelloni? Libertà d'espressione. Ho disegnato dei cuori. Le sembra terrorismo? È vero, quanto è pericoloso. Le risorse del pianeta sono limitate, quindi trovo assurdo spingere le persone a consumare sempre di più. Oltretutto, so che in questo momento c'è un numero incredibile di famiglie indebitate e trovo indecente che si continui a bersagliare di pubblicità ovunque. Non è più possibile fare un passo senza essere aggrediti e in più la pubblicità è indirizzata spesso ai più giovani, che sono più influenzabili, insegnando loro a essere dei consumatori obbedienti che non riflettono più. Io chiedo alla gente di costituirsi parte civile per chiedere un risarcimento danni per pregiudizio morale da parte della pubblicità verso i cittadini. È lei che dovrebbe rimborsare i cittadini. Sono le marche che devono remunerare chi le subisce. Pensa che sia giusto imbrattare i manifesti? Fa meno male che imbrattare gli animi e la mentalità della gente. C'è un'alta percentuale di ragazze anoressiche a causa della pubblicità. Ci sarà sicuramente chi dirà al processo che si vuole distruggere il meraviglioso sistema liberale. In realtà è solo la prima reazione dopo 50 anni di dominio totale della pubblicità, mai contestato. Ed è strano che questa reazione sia così violenta. Si ha l'impressione che sia uno scandalo osare dire agli industriali di parlarci con più rispetto e correttezza e che non hanno tutti i diritti. Parlez-nous avec un petit peu de respect, un peu de décence, et vous n'avez pas tous les droits. A sostenere i manifestanti c'è anche Oliviero Toscani, che di pubblicità, a dire il vero, ne ha fatta tanta, ma in modo diverso lanciando delle provocazioni. Ma io capisco le ragioni, non approvo la violenza, però non è neanche violenza, in realtà quando uno fa un manifesto e lo espone in pubblico deve aspettarsi che qualcuno gli scriva sopra, del resto è in pubblico. Ormai la pubblicità è condotta da avvocati, manager, quelli che vanno a studiare alla Bocconi, che studiano economia e finanza, da questi, quelli che io chiamo i subumani, quelli che non hanno niente a che fare con la creatività. Il processo si è concluso il 28 aprile. Solo 9 giovani sono stati condannati a pagare danni fra i 400 e i 2000 euro ciascuno, una pena pecuniaria ben inferiore a quella richiesta dall'accusa. Il processo però ha dato un notevole risalto al movimento e ai suoi ideali. Quando un pubblicitario dice di non creare polemiche perché le polemiche esistono, di non creare violenza perché esiste già, dice la verità, ma la fa risaltare così tanto che si ha l'impressione che la violenza sia ovunque, che il sesso sia ovunque, mentre in realtà corrispondono a una piccola tendenza della società. Anche fra i pubblicitari c'è chi ci ripensa, chi vorrebbe fare un discorso diverso, più onesto, più vicino all'utilità del prodotto. Noi sfruttiamo il mondo molto, in maniera sovrumana, e quello che lasciamo è molto peggio di quello che abbiamo trovato. E a me personalmente questo dà un enorme fastidio. Ora, non è che con Publietica noi risolviamo questi problemi, però
se facendo della pubblicità per un olio riusciamo anche a fare qualcosa per la natura, per gli alberi, perché no? Secondo me non vende merci, ma vende sogni, vende miraggi, vende feticci, vende qualcosa che è assolutamente immateriale. E se così non fosse, d'altro canto, vivremmo in un universo quasi intollerabile. Le cose hanno un prezzo, non tutti se le possono permettere, mentre invece quando queste cose diventano immagini, tutti le possiamo avere, possedere, illuderci di averle e quindi tollerare la sproporzione che c'è fra il nostro desiderio di consumo e l'inevitabile limitatezza della nostra possibilità di consumare.